La scelta di individuare 20 comuni su un ammontare complessivo di 257 comuni in Puglia io credo sia arbitraria. Ovviamente siamo contenti per coloro che comunque sono riusciti ad arrivare ad una forma di ristoro, però io credo che quello che manchi assolutamente è una programmazione da parte della Regione e soprattutto l'individuazione all'interno del capitolo di bilancio di risorse che consentano al nostro settore, non è l'unico penalizzato, ma in questo momento io parlo di quello ovviamente, che è assolutamente sull'orlo di una crisi, credo, definitiva. Io ho un osservatorio particolare che è il centro storico, ci sono attività che sono davvero sull'orlo della chiusura, ce ne sono tantissime di cui nessuno si occupa più. Come intendete muovervi a voi ristoratori pugliesi adesso? Allora, noi abbiamo due, diciamo, settori di intervento. Uno è quello governativo, i ristori che erano pronti pressoché alla fine di gennaio, che avrebbero rappresentato, dopo un dicembre drammatico per tutti, dicembre saltato, i ristori erano fondamentali, si è invece per la crisi di governo dilazionato ancora una volta i tempi dell'emanazione. Noi non possiamo più aspettare. Noi abbiamo bisogno di ristori subito e soprattutto di una programmazione che in qualche modo metta in campo una possibilità di ripresa. L'altro settore di intervento è inevitabilmente la Regione. La Regione Puglia è assolutamente ferma, ferma. Dopo l'insediamento della nuova compagine governativa non abbiamo la possibilità di poter incontrare un assessore, abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente di confronto in cui poter metterci anche la nostra professionalità, le nostre conoscenze. Anche questo tavolo non è stato fatto. Noi stiamo lunedì facendo una riunione di un coordinamento regionale in cui stabiliremo insieme con tutta la Regione quali sono le forme di proteste e di mobilitazione per il prossimo periodo.